Buonasera signore e signori, benvenuti alla sesta puntata di Tutti Pazzi per il Calcio. Questa sera con noi Gigi Capasso, Alberto Cuomo, Stefano D'Angelo, Giuseppe Libertino, Pietro Magri, Francesco Molaro, Teresa Palmese, Gennaro Iezzo, Edoardo Chiacchio. Francesco Maglione, Vincenzo Raiola, conduce Virginia Casino. Buonasera, buonasera, benvenuti, ben ritrovati a questa stessa puntata di Tutti Pazzi per il Calcio. Sono felicissima questa sera perché innanzitutto è il compleanno di un amico, perché è il compleanno dell'amico del calcio. Prima quindi di fare questo, io farei gli auguri da parte di tutto lo staff, di Tutti Pazzi per il Calcio, a Diego Armando Maradona per i suoi 52 anni. E gli facciamo gli auguri con questo filmato. In un'ideale scala di valori, dopo la famiglia e San Gennaro, per un napoletano c'è Diego Armando Maradona. 30 anni dopo, Diego rimane per Napoli straordinario fenomeno di costume, senza precedenti. Un uomo, un campione entrato nel cuore dei partenopei come nessuno prima e come forse nessuno mai più. È tuttora difficile spiegare a parole la simbiosi perfetta, unica ed irripetibile tra il campione argentino e lo stadio San Paolo, i tifosi, la città, la gente. Diego diventò per la città di Napoli una sorta di Masaniello dello sport, un paladino di un riscatto sociale senza precedenti nei confronti dei poteri forti delle squadre del nord. Quali emozioni suscitano ancora oggi, 25 anni dopo, queste parole mai così attuali del Pipe? Ma vi rendete conto di cosa significa una squadra del sud che fa 5 gol alla Juve a Torino in casa dell'avvocato? Risuonano ancora quelle parole, caro Diego, così come la tua immagine non ha mai abbandonato le strade, i muri, i negozi, le bancarelle, eterno tributo della città al suo campione, al suo condottiero, effigie di un dio pagano la cui personalità ed il cui carisma facevano sentire più forti i più deboli, più ricchi i più poveri, più felici i meno fortunati. Grazie sempre per le gioie ed i trionfi che ci hai regalato. Buon compleanno, Diego. Arrivederci a presto. A Napoli. Tutti i ringraziamenti a tutto quello che ad internet soprattutto, però tra un po' arriverò da voi perché ci sono degli ospiti importantissimi stasera. Dopo Diego Armando Maradona, che è un simbolo di Napoli, qual è secondo voi il simbolo di Napoli? Chi può essere? Signore e signori, la maschera di Napoli, Pulcinella! Wei! Ehi, so Pulcinella, Chatrul e Piscitrul, e da Cerro sono venuto con chi sono mio trucciatrul,
per do divertimento a tutti questi belli signori. Oh, buonasera, buon anno e buon dì. Mo vi fai un anno che non ci vediamo e mo che ci abbiamo visto felice e contento, vi voglio presentare a voi, pubblico amatissimo, questi miei quattro patimenti. All'arezza, all'arezza, con questa bella faccia e preveta graziata, mi hanno dato tanto una fezza, mannaggia all'anima soia, mi ha cogliuto a me tutt'allone, mi ha fatto cavare la capa, ciuccio, con tutta la cura. Oh, com'è bello l'umagnà, e assai più bello è l'uccacà, all'umagnà non ci vuole niente, all'uccacà, so dolore, so spasmo e so stiente. Signori, e io mo me ne vago, contento e felice, e vedete Lucia Cassina e a Paranza, che vi dice, vabbè! È buono per cantare! Razzisti che ci hanno abitato manco Siscra. Noi siamo multietnici. Allora, il signore qui è un grandissimo Marcello Colasurdo. Grazie. Adesso come fai senza però dovrei... Vabbè, me lo reggo io? Ma sì, come vuoi. Posso allora, come vuoi. Mi sto avvicinando a te. Ora faremo una tammuriata della tradizione. Ok.
quello. Lucia ha fatto tamburiata nera, noi facciamo tamburiata della tradizione popolare campana. Frolla, vino.